Ciro e gli amici di Reggio Emilia, cioè voi, mi avevate invitato ad essere presenti a questa iniziativa. Come ho spiegato, purtroppo avevo un'altra iniziativa già programmata da tempo nella mia regione e avevo assicurato la mia presenza, quindi non posso essere con voi. Per questo ho pensato comunque di potervi inviare un messaggio. E allora, dato che mi sono arrivate le domande, le cose che vi interesserebbe discutere con chi oggi ricopre l'incarico di Ministro della Difesa, ho chiesto ad una persona, Marielle, che è qua a fianco con me, di farmele in modo tale che sembri un po' meno surreale il fatto che io rispondo a domande che mi sono arrivate per iscritto. E poi invece vorrei finire con un commento proprio sul tema che avete scelto, quindi sull'innovazione. Allora, Ministro, la difesa italiana è nel pieno di una profonda rivisitazione. La minaccia terroristica sul suolo europeo, secondo lei, impone un'ulteriore rivisitazione? Ma noi abbiamo fatto un lavoro molto importante, ritengo il lavoro fondamentale del mio mandato come Ministro della Difesa, che è stato quello sul Libro Bianco. Libro Bianco è perché è un lavoro importante? Perché abbiamo provato ad analizzare, e abbiamo fatto un lavoro anche con le università, con i centri di ricerca, un lavoro, ecco, che in termini di innovazione è stato molto innovativo, perché non ci hanno lavorato i militari, anche ovviamente ci siamo confrontati con loro, ma c'è stato invece un lavoro anche degli analisti, degli studiosi, un lavoro insieme appunto a molte università, per analizzare quali saranno i rischi dei prossimi 15 anni e quindi per riuscire a programmare tutto quello che è il lavoro delle forze armate e anche quindi l'acquisizione dei sistemi d'arma o il tipo di formazione calibrato appunto sui rischi. E devo dire che questo lavoro ha dato un risultato notevolmente positivo. Lo dico perché purtroppo i rischi che noi avevamo messo a fuoco nel Libro Bianco sono quelli che stiamo vedendo di fronte a noi. Allora, già nel Libro Bianco, per esempio, si dice noi domani l'Italia dovrà guardare soprattutto all'area del Mediterraneo. Questo non solo perché è la zona in cui il mare in cui l'Italia si proietta, ma anche perché la situazione del continente africano, la situazione di conflitti da sempre esistenti e mai sopiti, ma di nuove tensioni che stanno nascendo, creano in quest'area una situazione particolarmente difficile. Noi l'abbiamo vissuta anche per quello che riguarda il tema dell'immigrazione, anche lì discendente dal fatto che molti stati sono stati falliti, dal fatto che ci sono violenze e guerre, lo stiamo vivendo anche per quello che riguarda il tema del terrorismo. Ecco, riguardo all'intervento dell'Europa per quanto riguarda la politica di difesa, secondo lei in cosa ha sbagliato? E anche riguardo alla politica di accoglienza degli immigrati? Quando si è deciso il Trattato di Lisbona, di fatto la decisione vera di costruire l'Europa della difesa non la si è assunta, cioè si è inserito nel Trattato di Lisbona la possibilità di avere delle cooperazioni rafforzate. Ci sono degli articoli, come questo importante che ha invocato la Francia a proposito degli attentati a Parigi, l'articolo 42, che consentono di intervenire a difesa di stati che si sentono attaccati, ma come vediamo anche dopo l'appello di Parigi poi in realtà si sono messi in movimento dei rapporti bilaterali, perché non esiste una struttura che ancora si è creata. Però noi abbiamo fatto dei passi avanti e devo dire che l'Italia ha avuto un protagonismo in questo perché la missione EUNAVFOR Med, quella contro gli scafisti, è nata per grande volontà dell'Italia e l'Italia ci mette il più grande contributo. Però l'abbiamo voluta europea perché noi proprio ci crediamo al fatto che si possa costruire una difesa comune e se la mettiamo in pratica, diciamo operativamente, poi è più facile anche costruire le regole. Quindi se un errore c'è stato è stato non prevedere che mai come oggi non si può rispondere da soli ai rischi, non sono rischi nazionali. Ripeto, lo vediamo sia l'immigrazione che il terrorismo, le due crisi più importanti che l'Europa si è trovata a gestire da quando io sono al governo, sono tutti e due fenomeni che non hanno confini nazionali, li puoi risolvere soltanto in un'ottica europea. Ecco, riguardo invece a quello che è accaduto a Parigi, agli attentati che ci sono stati, immediatamente dopo c'è anche chi ha ipotizzato sostanzialmente di rivedere Schengen, quindi le frontiere sia interne ed esterne. Lei ritiene che veramente i rifugiati possano essere una minaccia? Purtroppo in molti episodi di terrorismo abbiamo visto che i terroristi non arrivavano dall'esterno, ma erano direttamente in quel paese, a volte di seconda e terza generazione, altri invece sono anche arrivati.
Non c'è dubbio che bisogna, in un momento in cui ci sono rischi per la sicurezza, anche ragionare su quelle che possono essere delle limitate restrizioni di libertà. Pensate, dopo l'11 settembre, le file che facciamo al metal detector prima di salire su un aereo derivano dal fatto che si era deciso di dover controllare molto di più. Quindi, ragionando sulla situazione in cui noi non dobbiamo farci cambiare la vita dai terroristi, che vorrebbero proprio questo, che noi non vivessimo più la nostra vita come la vogliamo vivere, ma nello stesso tempo sapendo di dover mettere in atto tutte le prevenzioni possibili perché non ci siano tragedie come quella che abbiamo visto a Parigi, si tratta di trovare un mix. Il tema di Schengen è un tema che è molto forte da affrontare in questi modi, quindi io penso che nella discussione che è stata fatta dai ministri degli interni ho visto che si è messo soprattutto l'accento sull'importanza di rendere una cooperazione molto più forte sugli strumenti investigativi e anche sull'intelligence, e penso che questi siano passaggi più importanti per sconfiggere il terrorismo che non la chiusura delle frontiere.